Il movimento cristiano lavoratori cresce anche in provincia di Agrigento, oggi l'inaugurazione della nuova sede. Il movimento cristiano lavoratori cresce in tutta Italia, anche da Agrigento, se pensate che abbiamo 360.000 tesserati, è un movimento presente da Lampedusa a Milano, è un movimento robusto. È robusto anche nelle scelte, perché noi professiamo la dottrina sociale della Chiesa, ma non solo la professiamo, la difendiamo. Difendiamo la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e l'impegno sociale. Noi diamo servizi, tanti servizi gratuitamente, operiamo anche nel resto del mondo, abbiamo tante strutture presidenti anche in oltreoceano e stiamo lavorando per il bene dell'uomo. In Italia abbiamo fatto anche delle scelte forti, la scelta sul referendum, una scelta che ci vede impegnati per il no, perché non si può cambiare una Costituzione con un colpo di mano ponendo la fiducia a un Parlamento, non si può cambiare una Costituzione con un disegno di legge, Renzi Boschi, ma una Costituzione è la garanzia del cittadino, la Costituzione è la legge madre di tutte le leggi, quindi la Costituzione prevede che la sovranità è del cittadino. Un Senato non può essere nominato da un Presidente, perché passeremmo alla più beggera dittatura, e noi diciamo no alla dittatura, diciamo sì alla garanzia del cittadino, sì alle scelte del cittadino. Tornando alla sede, è stata scelta un luogo al centro della città? Sì, è una scelta centrale per favorire chiaramente i fruitori, la gente che viene per i servizi, quindi abbiamo ritenuto che era una scelta, perché ci sono qua vicino ai posteggi d'auto, si può arrivare facilmente nella sede. Il movimento cristiano lavoratori cresce in tutta Italia, ma anche qui ad Agrigento, oggi inaugurazione di questa nuova sede. Sì, cresce in tutta Italia, ma devo dire che in Sicilia in modo particolare. Questa è una regione che ci sta dando grandissime soddisfazioni. Agrigento sta diventando uno dei fiori all'occhiello, devo dire, lo devo a Decio, lo devo al professore, agli amici. Oggi è una bella giornata, perché credo che un movimento, oltre che fare scelte di carattere culturale o ecclesiale, debba costruire opere e strutture sul territorio per stare vicino alla gente, e qua lo stanno facendo. Ricordiamo i valori del movimento. Certamente, noi facciamo riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, cerchiamo di fare formazione rivolta ai giovani per l'impegno sociale, sindacale, l'impegno politico, un'altra delle priorità. Non dobbiamo richiudersi nel privato, c'è necessità di un'attenzione alla cosa pubblica, soprattutto da parte dei giovani. E poi costruiamo opere, perché senza le opere non possiamo stare vicino alla gente. Le opere sono le cooperative sociali, sono gli enti di patronato, sono l'assistenza fiscale, l'assistenza all'agricoltura, una rete di servizi alla persona. Insieme alle scelte di carattere politico-culturale fanno di questo movimento, credo, una delle cose importanti adesso in Italia, nel mondo del cattolicesimo sociale.